Negli Stati Uniti avviene un furto in casa ogni 18 secondi. Ai ladri più esperti bastano tra i 90 secondi e i 12 minuti per ripulire una casa da cima a fondo e svignarsela indisturbati. Forse avrai già sentito dire che i ladri di solito mirano con precisione a certe case con schemi metodici. Osservano le abitudini dei proprietari, scovano informazioni sul loro conto e calcolano l'orario migliore per entrare. Uno dei trucchi che usano per scoprire il più possibile sulle abitudini delle persone è talmente semplice da passare inosservato. Ma se ti capita di sentire uno scricchiolio sotto la scarpa mentre apri la porta di casa, dai un'occhiata a cosa hai calpestato. Può darsi che la tua scarpa abbia appena frantumato un biscotto. Se è così, significa che casa tua è stata presa di mira dai furfanti. Un modo molto efficace per il ladro che capisce così se in quel periodo sei magari in vacanza o se torni a casa tutti i giorni e a che ora. Un biscottino è qualcosa di talmente innocuo che nessuno mai ci farebbe nemmeno caso. Al massimo penseresti di aver schiacciato qualche insetto sotto allo zerbino. Arrivi a casa, calpesti il biscotto frantumandolo e tanto basta a rivelare i tuoi orari al malintenzionato. Per i ladri è importante sapere se una casa è abitata e quali sono i tuoi orari abituali. Di male in peggio se devi assentarti da casa per qualche tempo. Il biscotto rimarrebbe intatto sullo zerbino e i ladri capirebbero di poter entrare a loro piacimento. Per evitare di ritrovarti un biscottino sull'uscio di casa ed essere preso di mira dai ladri, non condividere ogni cosa sui social. Non hai idea di quante informazioni trovano i ladri sui tuoi social. Non postare dettagli sulle vacanze, per esempio. Non vedi l'ora di postare le stupende foto che hai fatto in spiaggia? Ma fallo comunque quando torni a casa. Imposta al meglio la privacy sui tuoi social ogni volta che posti informazioni sensibili quando non sei in casa. Per un ladro è semplice capire se a casa tua c'è qualcuno. Gli basta leggere i tuoi commenti in diretta su quanta gente c'è al centro commerciale. Conosci bene i tuoi vicini di casa. Se nel vicinato c'è un forte senso di comunità, i malintenzionati si terranno alla larga. Quando devi partire, informa i tuoi vicini più fidati. Chiedi loro di scriverti o di telefonarti nel caso notino dei movimenti sospetti fuori casa tua. E potrai ricambiare il favore quando saranno loro a partire. Quando non sei in casa, puoi comunque fingere che dentro ci sia qualcuno. Usa la TV e la radio. Lasciali accese. Il suono e le voci terranno i ladri a distanza di sicurezza, persino se il biscotto sullo zerbino è intatto. Uno dei segnali più ovvi con cui un ladro può capire se una casa è vuota da un po' è la pila di volantini nella cassetta della posta. Chiedi a un vicino, a un parente o a un amico di svuotare la cassetta di tanto in tanto. Se nessuno può aiutarti, rivolgiti direttamente al tuo ufficio postale e chiedi di non recapitarti posta per un po'. Se hai un giardino, l'erba alta e non curata potrebbe far capire al ladro che in casa non c'è nessuno. Prima di partire, contatta una persona fidata che si prenda cura del tuo giardino. Occhi aperti e sii prudente.